La giornata volge alla fine e in questi momenti di pandemia e di contagi si tratta di una giornata triste sia per chi si trova a casa bloccato per mancanza di lavoro o per problematiche di contagio perché pronto al vaccino ma in attesa del proprio turno. Le immagini sono quelle di Forte dei Marmi mentre il sole volge al tramonto e si conclude una giornata con poche persone e quasi in area di chiusura da lockdown. L'avvicinarsi della Pasqua per questa realtà turistica e commerciale ha sempre fatto da cartina di tornasole per la successiva stagione estiva, oltre ad essere un momento in cui le persone si muovono dalle città e cercano nel mare e nelle località balneari una valvola di sfogo contro il grigiore della città. Viareggio, poco più verso sud, seguendo il lungomare, si trova chiusa in zona rossa, bloccando le persone in casa tranne quelle che hanno un permesso di lavoro e di conseguenza possono avere una libertà di movimento, a differenza di tutti gli altri cittadini che, anche se con autocertificazione, non possono muoversi sul territorio comunale. Questa Forte dei Marmi vede praticamente azzerate le sue presenze con l'avvicinarsi del coprifuoco, ma fortunatamente, come altre zone arancioni della regione, può ancora offrire ai suoi cittadini uno sfogo alla clausura casalinga o lavorativa a cui tutti in Italia sono vincolati più o meno pesantemente con la zona rossa. E l'avvicinarsi della stagione estiva rimane un'incognita sul se e come la terza ondata, data quasi per certa dai numeri sia regionali che nazionali, colpirà il paese e quali conseguenze si dovranno subire da eventuali situazioni di restrizioni anche nei mesi estivi con gli stabilimenti balneari che dovranno aprire o chiudere in base alle condizioni in essere. Sul pontile il tramonto offre il suo spettacolo più bello. La cosa grave è che praticamente nessuno adesso se lo può godere e può almeno fare la rituale fotoricordo per i social o per i propri amici o per i propri ricordi personali. Forte dei Marmi rimane ad aspettare la stagione estiva come si aspetta l'acqua in un periodo di grande siccità, con la volontà di accogliere tutti i suoi turisti e insieme a lei gli altri paesi del mare e della montagna, con la speranza di non trovarsi senza turisti e quindi senza lavoro sia per i locali sia per i lavoratori stagionali.